un luogo totalmente abbandonato da 20 anni, una delle aree ex industriali che già dal piano di riqualificazione della fascia ferroviaria doveva essere qualificato, uno dei 9 comparti da circa 20.000 metri quadrati. Vedete, questa è una delle ultime aperture che è stata creata all'interno della struttura, a pochissimi metri proprio dalla strada. Qui chiunque può passare, soprattutto i malintenzionati. Qua all'interno c'è una sorta di discarica a cielo aperto, e qui il passaggio è proprio creato tranquillamente all'interno di questo mondo di degrado e di abbandono che appartiene a privati con i quali il comune non ha mai trovato un accordo. Vedete, qua ci sono distese di inerti, di rifiuti ingombranti, no? Anche pericolosi. Vediamo della lana di roccia, delle gomme che sono state poste qui da anni. Questa zona è una area di circa 14.000 metri quadrati totalmente utilizzata di scarica abusiva, e qui con accesso direttamente dal parco pubblico transennato parzialmente soltanto da questa struttura metallica del comune, c'è praticamente un accesso a pochissimi metri da dove giocano i bambini, dal parco giochi a questa discarica a cielo aperto, qui da circa 15 anni, perché è da anni che monitoriamo questa situazione, la denunciamo, la documentiamo nell'assoluto silenzio e soprattutto nell'assoluto immobilismo di chi qui dovrebbe agire. C'è sempre stata data la giustificazione, la motivazione che, trattandosi di un'area privata dove molti privati, come imprese fisiche o come persone fisiche comunque, sono andati incontro a fallimenti di diverso tipo, non c'è modo di capire i referenti e soprattutto di andare a individuare chi si tratta. Questa è una risposta che ci è stata data più volte dagli amministratori pubblici e dai vari assessori all'ambiente che si sono succeduti. Ma guardate in che condizioni si trova quest'area da più di 10 anni. Questo non si sa nemmeno di che materiale si tratti, se anche per cause accidentali soggetta ad incendio, come negli anni più volte abbiamo poi documentato successe a causa di piccoli focolai accesi all'interno del capannone dove si rifugiano persone senza fissa dimora, il rischio ambientale sarebbe enorme. C'è un parco giochi, sì, certo, certo, qua dopo le scuole qua vengono un sacco di bambini a giocare. Quindi qui si dovrebbe fare qualcosa, poi è tutto rovinato qua, è pericoloso tutta questa roba che sta, questo marciume che sta qui dentro. Lei da tanto che abita qui? Dal 2010. L'ha sempre vista così? Sempre così. E non è mai stato fatto nulla, anche i rifiuti all'interno sono sempre stati, forse sono aumentati anche? No, sono aumentati perché hanno demolito delle case lì dentro. Hanno demolito dei ruder che stavano qui dentro, quindi dicevano che si doveva fare il parco, che si doveva fare il supermercato, che si doveva fare le piscine, ma quando mai? Qua proprio stiamo, la signora va più brava di me, guarda, dai. Lei ha chiesto, però hanno detto che, trattandosi, cosa gli hanno risposto? Hanno detto che siccome è di privati, il comune non lo può espropriare e non può farci niente, in sostanza. Adesso io non so che iter deve usare per poter togliere insomma, questa cosa che poi... dove poi ci vanno a nascondersi, a ripararsi, più che a nascondersi, gente insomma che è senza tetto. No, io abito lì, il parco ce l'hanno fatto, perché questo è il parco che ci hanno fatto, però quella cosa lì oggettivamente andrebbe tolta, anche perché i primi tempi, adesso non mi sembra, però si nascondevano anche le signorine che si fermavano là in fondo la sera, adesso non essendoci quasi più camion, non ne vediamo poche, le vediamo ma meno, e non girando la polizia loro rimangono lì ovviamente, e quindi prima invece si nascondevano dentro.
Sì, è una soluzione che bisogna che il comune trovi per le elezioni, non per le elezioni, non ha importanza, deve essere risolta come cosa, anche perché toglie valore anche alle nostre case, perché una cosa così toglie valore, insomma, c'è poco da dire. Io quando ho comprato casa ho letto piano regolatore, doveva essere tutto, non doveva esserci, invece c'è rimasto.